tempo. E quel giorno, anzi quella notte, mi sono riguardata tutto quello che c'era dentro. Come avevo fatto con le cose di Anita, solo che ero rimasta così tanto tempo fra le sue cose e non ero riuscita praticamente a decifrare nulla. Anche per questo ero venuta a cercarti. E invece in quel cassetto c'erano tanti pezzettini della mia vita. Allora mi sono tuffata dentro fino alle 4 della mattina, ho letto tutte quante le lettere. C'era un pacco così pieno di cartoline che né io né Paolo avevamo mai buttato via, e fra queste c'era una cartolina di mia sorella, di circa 7 anni fa. Un'estate in cui era andata a fare una vacanza in barca e c'era scritto sole, mare, mozzarella e magna Grecia. L'ho girata ed era la cartolina delle acrobate. Veramente? Ti giuro, è incredibile. Forse è un segnale. Ci saranno pure dei segni nelle cose che ti succedono. Forse siamo noi che non li vediamo. Se ci pensi, se tu non mi parlavi delle acrobate... Good morning. Good morning. Excuse me. Foot, please. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ma che sta succedendo?